Signore e signori, buongiorno. Oggi ci troviamo qui, riuniti tutti assieme, per celebrare un evento molto importante. Un evento che ci capita solo una volta nella vita. Ebbene sì, oggi, essendo il 15 aprile del 2012, si celebra il centenario dell'affondamento della nave più grossa, più grande e più lussuosa del mondo, l'RMS Titanic. Affondato nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912. Bene, oggi siamo qui per ricordare il centenario di questo triste naufragio che purtroppo 100 anni dopo si è verificata una replica con la tragedia della Costa Concordia che fortunatamente, tra virgolette, successe non in mare aperto ma al largo dell'isola della Costa del Giglio, causando però, purtroppo, lo stesso molte vittime, tra cui una bambina di 5 anni, la piccola Daliana, con suo padre di 29. Per rispetto di tutti coloro che sono morti, vogliamo dedicare due preghiere. L'eterno riposo, donale Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino per sempre in pace, amen. L'eterno riposo, dona loro Signore, riposino per sempre, splenda ad essi la luce perpetua, riposino per sempre in pace, amen.